Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di The Binding of Isaac Repentance. Mi vergogno un po' ad avere la win streak a meno 12, perché effettivamente sono abbastanza scarsetto. Allora, ritorniamo con Isaac, quasi. Andiamo con Giuda, che era il mio primo personaggio preferito dall'originale, quindi facciamo un ritorno alle origini, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente con lui, che parte ben avvantaggiato. Abbiamo bisogno di fare il nostro trucchetto, un secondo, trucchetto per modo di dire, nel senso che devo farlo questo, sì, ok, devo semplicemente far andare un attimo il gioco più veloce, che faccio un po' fatica a streamare in questo momento, ma adesso sistemiamo tutto quanto, è un po' il caldo. Però grazie al vostro contributo per Raid Shadow Legends ci darete la possibilità di fare un upgrade al computer, ad esempio, potrebbe essere un'idea, visto che ne ha bisogno e così riesco a streamare qualcosina in più. Comunque andiamo pure avanti col nostro Giuda, non vediamo niente sulla mappa, intanto vediamo di fare un po' di danno. Questo era il nostro danno di fortuna, quindi basta così adesso, grazie, anche perché se ne prendo un altro muoio. Bingo! Dobbiamo farmi prendere paura durante gli stream. Pacchette e pacchette. Ottimo. Detto questo, andiamo di qua. Facciamo così. Ok. Così evitiamo di farci fregare. Full health. Ok, abbiamo recuperato un mezzo cuore grazie a questa cosa. Mi fa più che bene. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Avendo il discorso del... Allora, potrei puntare al planetario, ma direi di no questa volta. Quindi vediamo pure che cosa c'è nella prima stanza. Proviamo però ad andare a beccare il coltellaccio. Bella domanda. Potrei anche evitare il coltellaccio, perché effettivamente lo sto facendo un po' troppo spesso. Perché Giuda sembra un mercante di tappeti tunisino? Perché c'ha un fez. Ah, semplicemente un fez. C'è chi dice che sia una citazione del gioco Fez, ma in realtà non è così. Però è... c'è un Fez in testa, appunto. Allora, vediamo pure di andare di qua. Di qua abbiamo una bellissima roccia spirituale che ci salverà la vita. E la prima stanza contiene, ok, già un bello gettone, cioè The Mind, che su questo piano non funzionerà, ma sicuramente sugli altri sì. Abbiamo un ottimo oggetto che ci mostra tutto ovunque, quindi in realtà a questo punto mi viene forse da riorganizzare la run. Però sicuramente andiamo a prendere il coltello, perché è quella la direzione dove dobbiamo andare, non c'è scelta. Abbiamo quello da sbloccare, quindi facciamo quello. Ci prendiamo questo, andiamo a vedere nel negozio. Il negozio contiene nulla di interessante, direi. Quindi teniamoci un po' di soldi e vediamo di andare contro il boss. Conserviamo il libro. Possibilmente. Pammet. Short fuse. Vabbè, le bombe che esplodono prima. Vabbè, teniamocelo. E andiamo contro Little Horn. Con il nostro danno a 9 più o meno non dovrebbe essere eccessivamente difficile. Questo è quello un po' più furbo, per modo di dire. Però ce lo sconfiggiamo tranquilli. Ottimo questo. Ottimo stapler. E buonasera anche a Nikius, bentornato. E andiamo giù tranquilli. Ci facciamo tutti quanti i piani allora alternativi, perché abbiamo bisogno di fare il coltello. Sto pensando se cominciare a saltare delle stanze. Tra l'altro abbiamo The Mind, ma abbiamo di nuovo la maledizione della mappa, quindi evviva. Devono far sudare anche se è un oggetto super forte. E quindi a questo punto andiamo pure nelle stanze dorate. Facciamo tutta la run normale senza saltare niente. Ci prendiamo questo. Ci prendiamo questo che ci servirà. Abbiamo bisogno di due bombe. Una l'ho recuperata adesso. Au. Attenzione che abbiamo il nostro patto col diavolo, che probabilmente non prenderemo, ma andremo verso i patti con l'angelo possibilmente. Vediamo qua cosa c'è. Ok, prendiamo tech point 5 assolutamente.
Ok, sembra una run che parte molto bene. Sta partendo decisamente bene questa run così, eh. Chi è rimasto vivo? Ah, ecco. Eravate nascosti. Non è un livello XL, giusto? Ok, no, è un downpour 1, quindi non c'è qua ancora il coltello. Il negozio ci offre... anche Steam Sale. Wow. Wow, wow, wow. Questo era Short Fuse, effettivamente. Ok, quindi sembra una run decisamente buona da quel punto di vista lì. Au. Attenzione al patto col diavolo. Ok, prima lui, poi lui. Adesso che hai sputato ti sparo normale. Ok, c'era una cosa, una roccia spirituale o qualcosa da comprare nel negozio. C'è questa che è un tower. Non c'era una roccia spirituale, no? Eventualmente potrei cercare la stanza segreta. Che potrebbe essere qua. Vediamo se può essere qua. No, non può essere qua perché qua non c'è spazio. Sto facendo una mappa mentale per cercare di capire dove potrebbe essere. Allora, qua è molto lineare ancora. Ah, però c'è ancora tutta questa zona da vedere. E avevo già trovato il boss. Di qua era il boss, giusto? Qua c'è il negozio. Qua si torna indietro, no? Sì. È il boss? Non mi sembra, mi sembrava di averlo trovato. Vabbè. Potrebbe essere qua sopra, no? Potrebbe essere qua, no? Potrebbe essere qua, no? Perché questa è una stanza stretta. Quindi o è molto indietro, oppure c'è un posto... Sì, è per forza molto indietro, perché qua c'è il boss. Allora, facciamo un attimo un conteggio veloce. Qui non può essere. Qui non può essere. Qui non può essere. Potrebbe essere qua sopra. Non è così. Sto cercando di trovare in qualche modo. Potrebbe essere qua sotto. Potrebbe essere qua ovunque. E qua c'è solo quello. Qua usiamo The Tower. Ecco. Di tutti i posti dove poteva andare, è andata esattamente là. Era partita benissimo. Vabbè, questa sarà migliore allora. Questa sarà decisamente migliore. Era partita benissimo. Vabbè. Ho preso degli oggetti incredibili, ma il gioco mi sta dicendo. Vedi, potrei farti vincere così, ma te la devi guadagnare, no? La vittoria. Adesso vedi che non ti metto più neanche la curse. E adesso vedrete che andrà molto meglio. Adesso troviamo... Dai che troviamo Pyromaniac. Dai che è la volta buona che troviamo Pyromaniac. Che ci vorrebbe sempre Pyromaniac in ciascuno di noi. Andiamo qua a destra prima? Andiamo qua a destra. Andiamo qua a destra, vediamo che cosa riusciamo a combinare. Tra l'altro vedo adesso che l'avatar di Geeks è leggermente da sistemare. Vabbè. Vedi, non ti do più il Tech Point 5, ti do un robo che fa la stessa cosa però. Un robo. Allora, il nostro robo baby. Abbiamo bisogno di una chiave. Gentilmente. Ok, questo era il down di fortuna. Ho rischiato di morire tantissimo. Sto ancora rischiando di morire tantissimo. E ciao. Ok. Buona la terza a sto punto. Livello XXL. Vediamo se ci va meglio sto giro. Stiamo iniziando molto male. Potrebbe essere uno di quei momenti di defiance. No, ok. Questo era il danno di fortuna. Che sfiga che abbiamo avuto però a prenderlo. Ci siamo già giocati il patto col diavolo, sappiatelo. Perché siamo in un livello XXL e si muore subito. No, dai che c'è almeno quello. Dai, concentrati Ace adesso. Mamma mia. Ok.
Adesso non darmi un bad trip, ma magari un full health o un health up. Ok, un health up è quello che ho chiesto, quindi grazie. Ci curiamo, andiamo qua dentro e qua dentro c'è Telepathy for Dummies. Ok, quindi abbiamo già due pezzi di... Ciao Lag, buonasera, bentornato. Abbiamo già due pezzi di... Qua usiamo questo. Abbiamo già due pezzi di... Bookworm. Bene, bene, bene. Come dice anche il nostro tracker là sopra, vediamo di andare ad assaltare questo. Ci possiamo curare. Andiamo pure di qua. Scappa, scappa, scappa. Danno di fortuna, hashtag danno di fortuna, l'abbiamo preso. Direi basta adesso, no? Che dite? Direi che siamo stati abbastanza sfigatelli nelle due run precedenti. Questi decisamente sparano più veloce da Repentance. E anche con più frequenza proprio. Bombe infinite, il che mi va molto bene. Vuol dire un sacco di soldi. E il primo oggetto è Fortune Cookie, che ci dà una carta dell'imperatore. Ok. Fortune Cookie va bene. Bombe infinite va bene. Mi permette di fare questo, ad esempio. I Can See Forever mi fa vedere anche dov'è la stanza segreta. Mi fa entrare gratis qua. C'è Buddy in a Box, che prendiamo assolutamente. E a sto punto con i soldi possiamo comprarci il cuoricino spirituale. Basta. Possiamo vedere che cos'è quella carta eventualmente. Possiamo anche fare 99 monete se volessimo in questo momento. Ah, ok, ne ho prese 4. Judgment, un judgment a soldi che useremo a questo punto. Andiamo a fondo la nostra donation machine, ma è lì apposta. Ah, subito pagare. Ok, e ci dà Linger Beam. Ok, il discorso che fa la scoreggina insomma intorno. Bene, bene, bene. Due bombe, ottimo. Questo ci dà altri cuori che però non possiamo dare da nessuna parte, giusto? Sì. Ok, vediamo se riusciamo a fare qualcosa qua sotto a questo punto. Ah, giusto, è XXL, quindi vuol dire che c'è anche la seconda stanza che contiene Mongo Baby. No, Harlequin Baby, scusate. E altri soldi. Questo è un tower che ci ha distrutto prima, quindi lo lasciamo là. Bene, bene, bene. Qua possiamo fare così. Ops. Ah! Sono fregato da solo due volte. Vediamo se riesco a morire come un pirla di nuovo. Ok. Vai. E siamo contro Steven. Steve! Che rischio! Ti intrappoliamo là? No! Ok. E fin qua ci siamo. E abbiamo già conjoined perché abbiamo preso già un po' di gente. Quindi buonissimo inizio da quel punto di vista lì. Andiamo un attimo a curarci indietro. Che dite, ragazzi? Ci abbiamo il nostro 58% di patto col diavolo. Allora, quello è un tower, ma io posso tornare di qua.
Ce la facciamo prendere questo adesso? Sì che abbiamo bomba infinita. Ok. Quindi facciamo le scorreggine adesso tutto intorno. Abbiamo anche la possibilità di caricare questo. E possiamo anche curarci, certo. Tanto cuori indietro ce n'erano parecchi. E a questo punto già dal primo piano abbiamo 7 oggetti solo nel primo piano. Quindi non male come inizio, decisamente. Abbiamo già le bombe che ci permettono di arrivare in miniera. Abbiamo anche la chiave per poter arrivare nello schema delle fogne. Quindi non male come inizio, decisamente. Ok, duca, facile. Il duca dovrebbe essere molto facile. Saltiamo allora il patto col diavolo. Sì, saltiamo il patto col diavolo che abbiamo troppo poca energia. Il patto col diavolo non c'è neanche, va bene. Ci prendiamo questo che è un range up. E andiamo pure di qua. Questo è mio e via. Ok, adesso andrà decisamente meglio, si spera. Siamo a downpour 2 di già, ok. Perché era effettivamente XXL, quindi qua c'è da fare il trucchetto per ottenere il coltello, eccetera, eccetera. E stiamo già attenti. Abbiamo un Pikachu con noi. Spacca questo, spacca questo. Cosa ci dà il negozio? Un altro libro. Prendiamolo perché così siamo bookworm. Però teniamoci questo. Quindi bookworm ci aggiunge un'altra possibilità di sparare doppio. Quindi già facciamo una schiera di colpi. Adesso bisogna aumentare l'energia. E forse potrebbe servire a aumentare anche il rateo di fuoco più che il danno. Però decisamente questi nemici qua che vanno giù così facilmente sono un toccasana per noi. Ottimo, ottimo, ottimo negozio. Allora ci prendiamo questi. Adesso assolutamente ci prendiamo Black Candle. Usiamo anche un paio di bombe, non tutte, perché due devo conservarle. Così forse riusciamo a prendere anche Deep Pocket. Sì, tranquillamente riusciamo a prendere anche Deep Pockets. Così il nostro massimale sale a 999 monete. Bene, bene, bene. E poi possiamo ottenere anche tanta altra roba. Qua c'è qualche nemico esatto nascosto. Fermi là. Sì. Facciamo scorreggino un po' ovunque. Questo ci servirà dopo. Andiamo a vedere prima il boss di qua? Sì, andiamo a vedere che cos'è. Quindi facciamo prima il boss da questa parte. Sì, ci abbiamo ancora un po' da esplorare, ma intanto lo facciamo. Ok, Min Min, che non è facilissimo da affrontare. Però decisamente... infatti, mi può beccare in quella maniera là, che è un po' fastidiosetta. Abbiamo il patto col diavolo che saltiamo, abbiamo detto. Ci prendiamo questo. Torneremo indietro. Allora, dobbiamo prendere l'altra parte del coltello e fare e ricaricare anche l'oggetto, eccetera, eccetera. Quindi, prima cosa, finiamo di esplorare il posto. Ricordiamoci che se ci sono stanze del sacrificio possiamo entrarci dentro a gratis. Qua c'è lo specchio. Qua c'è la stanza del segreto. Aia! Ok. Li abbiamo eliminati con estrema facilità, normalmente. Bene, fatto tutto questo. Una bella bevutina. Cerchiamo la stanza segreta. La stanza segreta mi sa tanto che è qua. Così fu. Vabbè, una chiave praticamente mi ha dato. Detto questo, direi che possiamo andare di là dello specchio, cominciare ad esplorare quella zona. Prima però di andare dalla parte dello specchio possiamo andare nella stanzetta del sacrificio.
quindi qua sopra. Vediamo cosa ci viene dato di bello. Ok, un tubo, via. E a questo punto passiamo allo specchio, allora. Quindi si passa di qua. Vediamo cosa c'è. Andiamo subito di qua, magari. Non avrei dovuto farlo, ma va bene lo stesso. Più che altro non vedo. Ok, e questo ce l'abbiamo. Andiamo ad affrontare anche il boss? Min Min? Pelo difficile, eh. Non so se mi convenga farlo. Voi cosa dite in chat? Andiamo a affrontare Min Min o andiamo al prossimo piano? Non rischierei. Dai, fidiamoci di Nekius. Ritorniamo pure dall'altra parte. Non ci abbiamo nient'altro da fare, perché tanto le altre stanze sono vuote, quelle speciali. Quindi a questo punto torniamo indietro tranquilli, che non voglio buttare via un'altra run dopo le due precedenti. Già questo video è lunghetto e siamo ancora all'inizio della run. E... ma la cosa vi piace, a quanto pare, i video belli lunghi. Quindi andiamo pure al prossimo piano. Magari qualcosa nel negozio? È rimasto qualcosa nel negozio? No. Beh, potrei provare la cosa là, no. Ok, allora andiamo pure al prossimo piano. Passando di qua c'è le locuste. Prendiamo le locuste, dai. E tra l'altro questo è rimasto ancora attivo, quindi saltiamo il patto col diavolo, abbiamo detto. Andiamo di qua. Potrei già andare dal boss con la carta dell'imperatore. Quasi quasi lo faccio. Sì, facciamo una stanza per ricaricare l'oggetto. Magari senza prendere danno, gentilmente. Ok. Sì, mi sa che conviene andare là. Sì. Andiamo dal boss. Il boss è The Shell. Ok, usiamo questo. Quindi qua bisogna fare così. Ah, volevo tirare un po' più in alto. Qua. Abbiamo fatto il colpo della vita. Abbiamo beccato tutto. Praticamente. No, manca un pezzettino qua e un pezzettino là. Rischio. Sì, manca solo le teste. Ok. Buono sapersi, perché possiamo far così. Fuori uno. Rimani tu che non spari e te la lancio qua. Perfetto. Calcolatissimo. Ottimo. E abbiamo ottenuto il nostro patto con l'angelo. Che ci dà? La Bibbia. Ah, che schifo. Tra tutti gli oggetti che poteva darmi, la Bibbia. Che è un altro libro che tra l'altro non mi serve proprio. Ok, la carta delle stelle possiamo anche usarla subito a sto punto. Vabbè. Che sfiga, davvero. E a questo punto usiamo la carta delle stelle. Allora. Cosa prendiamo? Prendiamo eutanasia. Prendiamo... credo questo sia meglio, oppure prendiamo un punto di domanda. Mi sa che tra i tre è meglio questo, perché ho un sacco questo è Dead Eye, giusto? Evil Eye. Ah, posso prenderli tutti? Ok. Quindi questo è l'occhio, cioè posso sparare degli occhi in più, praticamente. Prendiamo anche eutanasia, allora. Quindi sfiga, ma siamo stati più fortunati qua. Ciao Gix. Quindi prendiamo eutanasia. Quindi adesso ogni tanto spareremo anche degli occhi e delle cose. Bisogna andare sulla fortuna adesso. Se riusciamo a tirare su un po' di fortuna, abbiamo una run decente. Qua ci siamo giocati il patto col diavolo, ma tanto l'abbiamo appena fatto, quindi non conta più. Bad trip male. Attenzione a non perdere la run adesso del tutto. Qua possiamo aprire queste. Possiamo aprirne una, sicuro. Forse due. Sì, anche due. E questo è un tears up, ottimo.
A fatica stiamo costruendo la rana. Qua possiamo entrare nel negozio. Il negozio ci offre il the battery, che così abbiamo il doppio utilizzo dell'oggetto. E questa è la via per arrivare in fondo. Ah, beh, stupido io. Ok, sì, ci sarebbe una stanza speciale là in fondo, magari, da andare a vedere. Però adesso abbiamo un buon vantaggio, sicuramente, col fatto che comincia... Sì, se riesco a trovare un modo per tirare su la fortuna, sarebbe ottimo. Questi adesso c'hanno gli occhi rossi, non ce li avevano prima. Interessante questa cosa. Abbiamo anche questo che è un damage up quando veniamo colpiti, se veniamo colpiti. Preferisco le locuste, forse. Dove sono le locuste, tra l'altro? Non mi spawnano più. Mi dai un'altra chiave, gioco, per favore? Grazie. Basta chiedere, vedete? Ah, eccolo là, la custa. E qua cosa abbiamo? Un Algiz, un Pertro e un Black Rune. Pertro, abbiamo qualche oggetto che non abbiamo preso, abbiamo lasciato indietro. Forse possiamo rirollare la Bibbia. Ci proviamo? Proviamo a tornare là, vediamo se è ancora aperta. Se è ancora aperto il patto con l'angelo, possiamo rirollare la Bibbia. Potremmo eventualmente rirollare la Bibbia. E cosa devo fare qua? Ah, ok, sparargli e basta. Non abbiamo il massimo energia. Ok, vediamo se riusciamo a rirollare la Bibbia in qualche maniera. Nel negozio c'era qualcosa di interessante? C'è un cuore spirituale. Judgment, ok. Judgment che facciamo saltare. In cambio di niente. Va bene. Abbiamo zero di tutto adesso. Ok, andiamo a vedere se c'è da rirollare qualcosa di interessante qua. Non è ancora aperto. Ah, peccato. Se vado avanti e indietro ovviamente non torna mai. Teniamoci Pertro però. Sì, teniamoci Pertro e andiamo giù. Andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Siamo in Nashpit 2. Quindi adesso abbiamo l'altra parte del coltello che probabilmente sarà sopra di noi. Abbiamo un altro Pokémon. No, abbiamo un altro gattino coccoloso in mezzo a noi. Esplodi lì per favore. Bravissimo. Qui abbiamo già la via, sì. Ah, abbiamo uno dei... Abbiamo il gatto che spara i colpi di Gappi, praticamente. Ok, buono sapersi. Detto questo, ce ne andiamo pure di qua. Ah, avrei dovuto deviarla leggermente, ma... Va bene lo stesso. Abbiamo il nostro 20% comunque di patto, sia con il diavolo che con l'angelo, perché non abbiamo preso niente. Facciamo così? Sì, abbiamo il colpo speciale, ogni tanto viene fuori la manona di Big Horn. Andiamo giù, andiamo giù. Facciamo il giro largo prima. Ok, questo potrebbe darmi della ricarica, eccetera, eccetera. Teniamolo un attimo a mente. Bravo Vanak che fa il comando ride. E tra l'altro, se c'è qualcuno in chat che ha voglia di dare una mano, Vanak, spiegagli pure come funziona il discorso. Che il nostro obiettivo è raggiungere i 15 adesso. Mi piacerebbe tanto farlo. Avete ancora 3 giorni di tempo, non manca tanto. Sono 3 giorni in tutto di tempo, Belli questi nemici qua. Ma
Allora, andiamo pure di... facciamo il giro largo, abbiamo detto, quindi andiamo più intorno possibile. Questi hanno un sacco di energia, quindi io faccio direttamente così. Continuiamo di qua. Continuiamo di qua. Ci vorrebbe l'abilità di volo? Sa di sì. Questo non l'abbiamo ucciso? Ah, ok. Non so perché non era... non riuscivo a fargli più danno. Lo facciamo così. Sì, il famiglio qua ci sta dando una mano incredibile, eh. Che rischio. Grid? No. Dobbiamo prima entrare. Ciao Soler. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ci possiamo prendere uno speed up al posto del custe? È uno speed up molto misero, quindi direi anche di no a sto punto. Boss? No, dobbiamo ancora trovare la stanza dorata. E dobbiamo ancora prendere il coltello. Ciao Lapo. Karma? Using a donation machine can heal you? Karma. Karma. Magari prendere una chiave sarebbe utile. La donation machine anche per... ci vuole una chiave. Questa mi apre la stanza per il coltello. Ecco. Ciao Patti col diavolo, è stato bello. Sono rimasto proprio davanti a aspettarlo anche. Allora, andiamo a prenderci il coltello. Poi non possiamo fare nient'altro, eh. Cioè abbiamo Pertro per poter cambiare le cose, ma non possiamo entrarci. Quindi speriamo di trovare una chiave a sto punto. Allora qua bisogna stare ai lati. Puoi andare a aprire le casse di pietra, dopo lo facciamo. Qua c'è un bottone, una stanza a forma di W addirittura questa, ok? Tanto che non la troviamo questa. Questa dovrebbe essere dritta. Qua c'è una roccia spirituale anche. Questo è un arcobaleno. Questa è ai lati. E questa sarà abbastanza standard, immagino. Probabilmente devo andare verso destra. Facciamolo subito, come sempre. Sì, infatti. Ok, pirla io qua. Sto per morire. Da 0 a 100 siamo passati in un attimo. No. Passa. Io faccio così. Super concentrati. Credo ci fosse una roccia spirituale indietro, se non mi ricordo male. Che forse... ok. No. No. Qua. Ok. Fare tutto il giro. Che brutta sta stanza. Niente. Oggi va così con Caino. Che tra l'altro non è Caino, ma è Giuda. Vabbè. Sarà per la prossima volta allora. Non ce l'abbiamo fatta neanche con tre. Ci vediamo quindi alla prossima. Io sono Elton Brave. Namaste. Beep.